video. Un tempo matto. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Come state? Spero bene. Io intanto continuo il mio lungo viaggio in bicicletta, quando posso chiaramente. Questa volta vi porto nella splendida Toscana. E sì, infatti, nel mese scorso ho fatto tappa in alcuni paesini dei Colli Senesi, fino al Mar Tirreno, passando da Cortona a Siena, dall'incantevole San Gimignano tra le colline di Monte Rigioni e Volterra, fino ad arrivare al Mar Tirreno, precisamente a Marina di Cecina. Andiamo, il viaggio continua, metti un like e iscriviti al canale, in fondo è l'unica cosa che ancora non si paga. Ciao ragazzi, a presto! Parte! Dopo una breve sosta in quel di Cortona siamo ripartiti per Siena e che dire ragazzi, le immagini parlano da sole, una chicca di città, perdersi tra queste vie per degustare la storia, il fascino e la bellezza di Piazza del Campo. Sarei stato qui per ore ad ammirare codesta bellezza, ma la Toscana e le sue colline mi chiamano. Fino a Monte Rigioni, altra chicca italiana che vi invito a visitare insieme alla città delle torri, cioè San Gimignano, che ti lascia senza fiato e con il cuore in mano. Ho fatto pure la rima. Per concludere, una giornata epica, lavandosi non so dove, e finire a dormire in tenda tra zanzare e insetti di ogni tipo. A domani, ragà, ci aspetta Volterra e Marina di Cecina. Belle pecorelle. Buongiorno. Quant'era Volterra? Una trentina. Pare una trentina. 35. Tanto totali 70. A detta del Tendence lì. Ci sono una settantina di chilometri. E nel mentre mi diceva 24. Bene. Un po' ne ho fatti perché 3, 27. Buongiorno, siamo in direzione Volterra e poi Cecina oggi faremo, 70 km. Ragazzi, inutile dirvi, la Toscana è qualcosa di meraviglioso, paesini incredibilmente belli. Ieri siamo stati a San Gimignano, paesino veramente stupendo, turisti, tanti turisti, la Toscana ragazzi è meravigliosa. Proseguiamo il viaggio e verso Volterra. Ciao ragazzi, a più tardi.
Venuti a Cecina, ragazzi. Facciamo un tour al mare, poi si piazza la tenda, si va a Nanna e domani si torna a casa.